Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di come sta procedendo l'acquario marino e di che cosa ho inserito, perché come potete ben vedere c'è qualcosa dentro stavolta. Bene, adesso ho inserito un pesce pagliaccio che in realtà non avrei voluto inserire adesso, ma per la questione dei corrieri mi sono successi dei ritardi, delle cose, ho inserito prima delle cose rispetto ad altre che poi vedrete magari nel prossimo video, che avrei voluto inserire prima, comunque non importa, ora vediamo come va. Mi sembra che stia procedendo comunque bene. Ho voluto aggiungere un letto di sabbia un po' più spesso per la questione del filtraggio e perché ho pensato agli animali che volevo mettere dentro e ho visto che per le loro esigenze aggiungere della sabbia non avrebbe cambiato niente. Secondo me comunque gli dà un aspetto più naturale perché è diradante, scende come se fosse, diciamo, si va in salita, diciamo, di profondità. Diminuisce la profondità, aumenta il letto di sabbia. Mi piaceva di più. E invece per quanto riguarda i coralli che ho inserito, la scorsa settimana ho fatto dei test per l'acqua che sono ottimali, direi. I fosfati sono bassissimi, i nitrati pure, i nitriti assenti, quindi va bene così e si poteva inserire qualcosa. Il primo corallo che ho deciso di inserire una settimana fa è stata la Ricordea Florida, perché è molto resistente, resiste anche in un ambiente un po' difficile. E poi ovviamente è un corallo molle, quindi non c'è il problema del pH. All'inizio il pH ovviamente sarà più basso, l'ho notato anch'io. All'inizio in maturazione si ha un pH all'incirca di 7-8, anche se usi sali giusti, perché ci sono dei ioni che abbassano appunto il pH, lo fanno diventare più acido. Ora il pH è più o meno a 8,16 di questo acquario, quindi diciamo che è ottimale. Le diatomee sono quasi andate via tutte. Stanno un po' ripopolando questo letto di sabbia nuovo perché, vabbè, è normale, però col tempo vanno via. E niente, questa è la Ricordea Florida, sono molto belle secondo me. Ci sono anche di altri colori, però mi piaceva questo. Poi se mai ne prenderò altre, se vedo che funziona bene. Comunque questa colonia aumenterà di grandezza e le alghe ovviamente andranno via perché aumenteranno gli animali che si ciberanno di queste alghe. Comunque lo vedrete nei prossimi video. Adesso queste alghette sono normali, non è nessun problema. L'importante è che non proliferino troppo, Però per adesso è abbastanza contenuta questa... Sono contenute abbastanza, diciamo. Qui, ragazzi, si può vedere una Xenia. Xenia umbellata. Anche detta Xenia pumping, perché potete vedere che fa pumping con le bocche e filtra, diciamo, l'acqua dai sedimenti. È un corallo che io reputo molto bello, però soffre di, diciamo, i lunghi trasporti. E infatti al centro è ancora un po' sofferente, adesso deve riprendere. Questo è un corallo molle che oltretutto io utilizzerò come monitoratore di iodio, perché come ho detto nel primo video, se non l'avete visto andatelo a vedere, vi metto la scheda qua in alto, lo skimmer oltre a inquinanti, a molecole inquinanti, leva anche dello iodio e quindi quando ce n'è poco possono insorgere dei problemi e va aggiunto un monitoratore. È la Xenia Pumping, che smette di fare pumping se è stressata oppure se manca lo iodio. Hanno bisogno di luce e di una corrente bassa, non altissima, la Xenia Pumping. Altre Xenia invece un corrente un po' più alta, che però generalmente non ne ho viste mai nelle vasche di Xenie che non siano pumping, perché queste sono veramente carine, secondo me. Sono dei coralli molto simpatici, ovviamente molli. Sopra invece c'è un LPS che si chiama Eufilia Parancora, che praticamente ora è in simbiosi con questo pesce pagliaccetto qua che avevo in un'altra vasca e l'ho spostato perché quella vasca l'ho smantellata. Effettivamente questa simbiosi la trovo veramente eccezionale, mi piace un sacco, probabilmente anche abbastanza comune, ma in teoria non dovrebbe essere così. Ovviamente non è un anemone, però l'ha presa come anemone surrogato, e quindi adesso ci entrate in simbiosi. No, sono molto contento di questa cosa perché poi comunque crescerà e poi non vi spoilerò niente, ma questa è una cosa che mi piace di questo acquario, mi è piaciuta molto, sono felice. Qui abbiamo tre scolimi australis che io trovo veramente bellissimi, sono degli esseri viventi spettacolari, hanno dei colori veramente assurdi, sono penso tra i coralli più colorati. Provengono ovviamente dall'Australia e quindi sono importate, hanno dei costi relativamente alti, ma per quanto riguarda il mantenimento non sono molto esigenti. Hanno bisogno solo di mangiare determinato cibo per coralli, LPS, insomma un'acqua relativamente ottimale ma
non soffrono troppo nitrati o fosfati alti, ovviamente non troppo alti perché altrimenti vincono le alghe, però diciamo che sono, si possono mettere anche all'inizio, secondo me. Infatti stanno veramente bene, mi sembra che si siano ambientate molto bene. Poi ovviamente lo vedremo nei prossimi mesi. Qui ho inserito due cavolastrea furcata, quello che si mette in mezzo sempre, madonna mia. Vabbè, due cavolastrea furcata che sono dei coralli bellissimi, però sono un po' in sofferenza in questo momento. Li ho inseriti già, erano in sofferenza prima, però spero di farli riprendere. Qui ho inserito delle taleine di Zoanthus, proprio piccole, per vedere se prendono, perché sono un po' bizzosi nel prendere, secondo me, ma quando prendono poi diventano veramente molto belli. Sono delle colonie molto colorate. Adesso non sono ancora aperti perché li ho inseriti l'altro ieri e all'inizio fanno così. Poi se prendono, prendono molto bene. Un po' come l'Axenia, ecco. E qui invece abbiamo due coralli che io trovo molto belli, che sono le goniopore. Hanno bisogno di relativamente poca luce, una luce media, ecco. E una corrente abbastanza fluida, non diretta. Ora sono ancora chiuse perché anche queste le ho inserite insieme ai Zoanthus e devono ambientarsi, tutti i coralli devono ambientarsi. Se comunque non si aprono, io cambio posizione. Io i coralli non li fisso mai all'inizio perché mi piace cercargli il posto giusto prima di decidere definitivamente dove metterli, perché si vede quando stanno bene. Questa goniopora già sta un po' estroflettendo, diciamo, i suoi tentacoli, i suoi calici, calicini, sono tanti piccoli calici attaccati in una matrice unica. E mi sembra che stia bene qua. L'altra invece è un po' più chiusa. Ora vediamo un po'. Per quanto riguarda il reattore di alghe, ho già inserito l'alga chetomorfa all'interno e io ho fatto, diciamo, un astuccio di polyplat, in modo tale che non desse fastidio alla vasca principale con la sua luce, dato che le luci sono alternate giorno e notte, notte e giorno. Niente ragazzi, oggi al 43esimo giorno l'acquario già inizia a prendere un po' forma. Ovviamente non bisogna mai abbassare la guardia perché non è ancora maturo per bene, diciamo che le rocce non sono ancora popolate, per cui le proliferazioni algali sono sempre dietro l'angolo. Io farò tanti cambi parziali, ovviamente circa il 10%, fino a qua più o meno, dell'acqua, la levo e la rimetto nuova, stando attento comunque sempre agli sbalzi di pH, che adesso sono relativamente minimi perché il reattore di alghe aiuta questa situazione ed evita lo sbalzo di pH, che comunque c'è ancora un pochino, ma è di 0,05 gradi, diciamo che è poco, relativamente poco, insomma, compatibile con la vita. Vediamocelo un attimo, questo pagliaccetto è proprio carino, mi sta simpatico. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatevi un quadernetto, io ve lo consiglio, dove vi appuntate i valori dell'acqua, perché ogni settimana, ogni 2 settimane in realtà conviene fare questi test, soprattutto sui nitrati, fosfati, perché magari se c'è una proliferazione algale, capite il motivo, insomma, io faccio così. Farò così, insomma. Per adesso l'avete visto l'acquario. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mettete like. Ci vediamo alla prossima.